Assessore, sta per essere costituita la commissione mense. Ci può spiegare quali sono in questo momento le scuole per l'infanzia comunali che erogano questo servizio per le famiglie e i bambini? Insomma, le scuole comunali sono tante. Dico soltanto un dato, vengono erogati ogni giorno 1450 pasti nella nostra città. La commissione mensa è indispensabile. È indispensabile che ci sia e che sia attiva proprio per riscontrare quelle che possono essere le problematiche dell'erogazione dei pasti ai nostri bambini. È un argomento che chiaramente tocca un po' tutti, è un argomento che è stato attenzionato dall'inizio, anche perché ci sono state molte lamentele, soprattutto da parte dei genitori, su quella che è la qualità del servizio. Noi ce ne dobbiamo accertare, perché poi a che cosa serve la commissione mensa? In ogni scuola ci deve essere un rappresentante, quindi un rappresentante di ogni scuola che si accerti effettivamente di quello che succede, perché non riusciamo chiaramente a gestire direttamente tutte quelle che possono essere le problematiche, perché da una parte può essere buona e dall'altra casomai non sufficientemente buona. E ci serve anche come strumento per il miglioramento della mensa scolastica, che è uno degli obiettivi. Noi non abbiamo ancora raggiunto quelli che sono degli standard che da altre parti si cercano, e noi dobbiamo cercare di farlo, cioè quindi il chilometro zero, il bio per i nostri ragazzi. Penso che sia uno degli aspetti fondamentali, anche proprio nell'educazione all'alimentazione, che è legata sia al pasto dei ragazzi, ma anche come saperli alimentare. Quindi ritengo che sia un passo importante in questo momento, proprio per metterci tutti quanti insieme, perché la qualità della vita passa sicuramente attraverso i nostri figli e attraverso quello che mangiano. Al di là delle lamentele, ci sono anche delle questioni positive, insomma, del servizio mensa in questo momento? Allora, va molto a macchia di leopardo, da quello che mi arriva. Chiaramente arrivano logicamente più le lamentele, no? Che non le positività, però sono andato in alcune scuole dove dicevano no, i bambini mangiano tranquillamente, non ci sono problemi, altri invece dove probabilmente il problema era evidente, anche per le foto che mi hanno fatto vedere, eccetera. Quindi pasto freddo, oppure in alcuni casi la spina di pesce nel pesce, che può anche succedere, per l'amore di Dio. Però noi, secondo me l'aspetto più importante è quello di cambiare proprio la qualità del servizio, cioè i nostri ragazzi devono imparare a mangiare bene intanto, perché non tutti mangiano bene, cioè, quindi c'è un po' di difetto di alimentazione data anche da noi genitori. E poi che il servizio sia fatto, sia erogato secondo quelle che sono le normative prescritte e che servano veramente per innalzare la qualità del servizio che diamo nelle nostre scuole.